Assessora, il decimo municipio ha organizzato questa festa della musica in concomitanza con l'avvio dell'estate, pensando soprattutto ai giovani. Assolutamente sì, sono diversi gli appuntamenti appunto sul nostro territorio. Questo è il giardino Marco Trani, l'area che il sindaco di Roma qualche mese fa ha inaugurato la figura di un DJ, quindi ci sembrava davvero opportuno anche un po' per dare seguito all'azione del sindaco, ma proprio perché vogliamo che questo giardino sia un qualcosa di vivo e dedicare appunto questa serata a questo DJ storico che ha fatto davvero la musica house tra gli anni 70 e 80. Cultura da condividere e da trasmettere. Chiunque potrà venire, leggere qualche riga appunto sulla biografia di Marco Trani, ma soprattutto collegarsi con il proprio telefonino e ascoltare appunto l'opera musicale di Marco Trani. Quello che insomma stiamo tentando di fare anche come Commissione Ambiente, cercare di rendere i parchi quanto più vissuti e vivibili con delle proposte costruttive e belle. In questo parco abbiamo l'occasione di portare cultura, abbiamo avuto questa fantastica collaborazione con gli artisti amici di Marco Trani e quindi questo può diventare un parco dove fare cultura, portare proposta, l'input è la musica. Quest'anno l'abbiamo voluto incentrare più sui giovani e abbiamo fatto tre eventi, uno qui al giardino Marco Trani dove abbiamo proiettato il docufilm e abbiamo parlato di chi è stato Marco Trani anche per fare vivere colui che ha portato la musica disco in Italia anche ai più giovani. L'altro evento è a Piazza Anco Marzio, invece mette in gioco proprio i nostri ragazzi perché abbiamo fatto una call e perciò dopo la festa delle scuole andiamo avanti su questo tema e abbiamo dato la possibilità ai giovani gruppi emergenti di esprimersi. Il terzo evento è una sfilata musicale che parte da Via d'Acilia e arriva a Piazza Segantini e questo è molto importante perché è un'associazione che ha vinto un bando grazie a Roma Capitale proprio per portare la cultura, la musica fuori dal centro. Per il primo anno veramente abbiamo un'offerta molto 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 interessante e soprattutto molto vicina ai giovani, quindi in qualità di presidente della Commissione Politiche Giovanili e soprattutto grandi eventi, questo è un bel traguardo, sicuramente di concerto con tutta l'amministrazione abbiamo unito le forze e siamo riusciti a portare a casa una serie di eventi nella giornata di oggi ma che poi sicuramente saranno moltiplicati all'interno di tutta quanta l'estate.